mister, indipendentemente che si pareggi o che si vinca, comunque il Perugia esprime il calcio qualitativamente migliore della Serie B, non lo diciamo solo noi di Perugia, ma lo riconoscono tutti gli addetti ai lavori a livello nazionale, e il merito sarà suo, no? Sì, però non basta, dobbiamo fare punti, questo è quanto. Comunque niente, sono contento, la squadra sta esprimendo buoni livelli, peccato perché manca qualche punticino in classifica, potevamo stare ancora più tranquilli, però evidentemente abbiamo seminato questo e raccogliamo questo, quindi adesso mancano 3 partite fondamentali per noi, speriamo di raccogliere più punti possibili per girare una quota molto più abbordabile. Dunque lei è bravo come nessun altro a far adattare giocatori a nuovi ruoli e ad esaltarne le caratteristiche, qual è il suo segreto? L'allenamento, soltanto quello, o anche magari un bel rapporto umano che si instaura con la squadra e con ogni singolo giocatore? Ma il mister non deve essere solo il mister, questo è, deve essere un amico, deve essere un confidente, deve essere un papà, diciamo. Se c'è questo rapporto puoi ottenere tante cose dai giocatori. È normale che poi ci sono certi limiti, no? Di confidenza e di alto. I ragazzi comunque è un buon gruppo, stanno facendo molto bene, e poi è normale che stando sempre con loro riesci a percepire tante cose che al di fuori non si percepiscono. Dunque, dicevano che Campione era l'allenatore del 4-3-3, poi invece abbiamo visto molti altri moduli e tante alternative, tante nuove risorse anche dal punto di vista offensivo, e tutti hanno espresso ottimi risultati in termini di gioco. Quanto è difficile cambiare modulo e imprimere, tra virgolette, nuovi dettami ai calciatori? Eppure lei ci riesce sempre. Ma guarda, noi facciamo un lavoro di base che è quello di smarcamento, ricezione, attacco alla profondità, quindi sono tutte cose che nei moduli che andiamo a fare ci sono tutte, quindi è normale questo. Poi è normale che in campo vanno i giocatori e devono essere anche intelligenti per recepire quello che uno chiede. E noi parliamo. A tratti lo fanno, a tratti no, a tratti veniamo fischiati, a tratti veniamo applauditi. Quindi. Però spesso sono applausi. E qual è il tuo rapporto con questa splendida piazza? La piazza la ama, si diverte nel vedere il Perugia giocare quello che è il suo calcio, e penso che anche per un allenatore avere a che fare con questa grande tifoseria, questa grande piazza, questa grande città sia stimolante. Ma è stimolante, era stimolante da calciatore, ho fatto 4 anni qui, abbiamo vinto 3 campionati, quindi la conoscevo come piazza. Questo sono 2 anni che sto qui, siamo andati sempre in crescendo e lo vediamo questa sera, no? Siamo partiti da pochi, sono quasi 450 persone questa sera, quindi significa che la società, l'allenatore, tutto lo staff, ma tutti quanti stanno lavorando bene e per portare più gente possibile allo stadio, e questo è molto importante per noi. Grazie mille, mister.